Allora, la serata si basa su qualche esperimento fatto su OpenCV. OpenCV è una libreria che nasce per la gestione delle immagini e che poi si è ampliata la parte video. Diciamo, ci è interessato parecchio perché, oltre all'elaborazione così solita delle immagini, dunque filtri, non filtri, rovesciamenti, rotazione o altro, hanno implementato anche tutta una serie, stanno sempre più implementando, tutta una serie di parti di libreria legate all'intelligenza artificiale, dunque anche al riconoscimento delle immagini, inseguimento delle immagini, riconoscimento facce e dintorni. La cosa io l'avevo così intravista su qualche blog che si trova legato appunto alla pubblicità di OpenCV, e abbiamo provato un po' come per curiosità a capire un po' come funziona, tentando di arrivare poi a un'implementazione. Anche questa, di cui ce n'è qualche esempio in giro per internet, di riuscire a sfruttare la visione artificiale per seguire un oggetto e poi, dunque, Roberto poi ci è implementato da parte meccanica per fare un inseguitore, e dunque applicare questo progettino in cui c'era da recuperare, da riconoscere una faccia e tentare di inseguire la faccia con una meccanica, con un po' di meccanica. La faccenda della faccia è il punto finale a cui eravamo arrivati, in cui il riconoscimento appunto del viso è un riconoscimento fatto con una libreria che segue una tecnica che è la HAAR Cascade, cioè una cascata di filtri di HAAR, che praticamente riconosce è una libreria abbastanza rudimentale per il riconoscimento delle facce, diciamo, che si basa sul riconoscere delle zone tipiche di una faccia, dunque occhi, mento e naso, e dunque riconoscere facce sostanzialmente frontali, a prescindere che siano vere o immagini, poca differenza gli fa, ma però è abbastanza semplice, insomma, è anche una delle più usate, visto come esempietti per capire un po' come funziona questo discorso. Partendo un po' dall'inizio, e parlando appunto di OpenCV in generale, io qua vediamo se mi riesce di trovare qualche esempietto che mi ero fatto. Allora, questa è una parte che poi vediamo, che è una parte di inseguitore che avevo provato a fare io, con scarso successo poi nell'implementazione meccanica. E vediamo questo qua cosa fa. Allora, quello che volevo farvi vedere un attimo sono le prime, diciamo, i primi oggetti, cioè le prime cose che si possono fare con OpenCV, che OpenCV, tra l'altro, una cosa che mi dimentico di dire, è che è una libreria che è utilizzata per vari linguaggi, cioè c'è la sua implementazione in C++, che è nativa sostanzialmente, con cui è stata sviluppata, però c'è anche la parte in Python, è stata portata anche in Python e credo anche in Java, dunque è, come dire, abbastanza comune da usare anche con linguaggi di programmazione diversi, dunque a prescindere, cioè non è che sia legato a un linguaggio di programmazione in particolare. Altra cosa che abbiamo provato è che tutti questi oggetti qua riescono a funzionare in maniera non particolarmente folgorante, ma comunque funzionano anche
su macchinine piccoline tipo un Raspberry, e dunque anche con degli hardware relativamente limitati, gli algoritmi riescono un po' a girare e dare un minimo di soddisfazione nel vedere cosa succede. Diciamo che ovviamente poi, ad esempio, nella parte di videocamere, più la videocamera è di basso livello, dunque con bassa risoluzione, più facile è che anche la Raspberry riesca a starci un po' dietro. Con videocamere un po' più prestanti, effettivamente la dimensione dell'immagine diventa importante, dunque serve anche più potenza di calcolo. Infatti, una cosa che si vede spesso, che ho visto passare quando si va sulla parte di intelligenza artificiale, dunque sia riconoscimento immagini sia anche deep learning, è quello di utilizzare, se si parla di oggettini piccoli come Raspberry, cominciano a vendere delle chiavette che sostanzialmente sono dei processori a parte, a cui delegare queste attività di calcolo abbastanza pesante. Allora, proviamo a vedere questo oggetto qua. Un primo esempio, adesso li vado un po' come vengono, nel senso che non hanno, diciamo, su internet si trovano tantissimi esempi di cosa fa OpenCV e delle varie funzionalità. Io ne ho presa qualcuna giusto per iniziare a dare un senso, anche per capire sia cos'è l'immagine e poi alcuni spunti di come viene poi gestita l'immagine per fare anche riconoscimento. Allora, questi esempi, nel caso vi possa interessare, io ho provato altra cosa che c'entra relativamente poco, però utile se volete giocare con Python. Io mi sono trovato abbastanza bene con l'installazione di Anaconda, che è facciamola semplice, una specie di bussolotto che può far lanciare vari ambienti Python, R o dintorni, già isolati tra loro, e dunque anche con una certa facilità di sviluppo, di insegnamento, nel senso che si può vedere il codice, farlo girare, fermarlo, e dunque abbastanza anche bellino come utilizzo, insomma. Allora, proviamo a vedere questo cosa fa. Allora, questa è una palla. Tutta questa parte di disgrazia che vedete è legato a una concorrenza di Python sulla macchina e Python su Anaconda. Ma questo c'entra poco. Allora, questa parte qua sostanzialmente è questa parte di codice che è abbastanza semplicina, banale, però vi dà un po' le prime idee di come funziona OpenCV o di come è scritto un programmino che utilizzi OpenCV su Python. Allora, parte prima sono le importazioni delle librerie, dunque l'importazione di CV2, che è appunto l'OpenCV per Python, l'importazione di Mutils, che è un'altra libreria scritta da Rosenbrock, che è un personaggio che ho trovato in giro per internet, che parla di OpenCV e di tutte le sue applicazioni, che ha, come dire, fatto delle utility per la gestione delle immagini, per renderle un po' più veloci come resizing o altro, un po' più semplici da utilizzare rispetto al giro di codice che ci vorrebbe per farlo in Python o OpenCV. E poi un'altra libreria che è NumPy, che è sostanzialmente una libreria di matematica per la gestione delle matrici.
Questo perché di fatto l'immagine è di per sé una matrice, vediamo se la vediamo, è una matrice di pixel, è un tabellone di pixel e ogni pixel ha, in questo caso lo vedete come RGB, e sostanzialmente tutto quello che ruota attorno a questo mondo di gestione delle immagini sostanzialmente gioca su fare sostanzialmente dei ragionamenti, dei calcoli matematici, delle funzioni che agiscono su un'enorme matrice che è la nostra immagine. Quando passiamo al video, sostanzialmente non cambia nulla se non che questa immagine, cioè che queste matrici sono dinamiche, dunque ogni frame, ogni volta che noi carichiamo un frame, carichiamo sostanzialmente un blocco di una matrice di cui ogni pixel ha il suo valore RGB. Detto questo, allora che cosa si vede presa la nostra palla? Cosa abbiamo? Carichiamo le nostre librerie. In questo momento la tralasciamo un attimo, ma è sostanzialmente la definizione di una funzione che OpenCV ha per la gestione dell'interfaccia utente, dunque del mouse, e dunque del mouse e delle operazioni che il mouse fa, il click o altro. E dopodiché la parte, diciamo, più generale è questa parte qua. Allora, intanto si chiama la prima cosa che viene fatta è chiamare la funzione di OpenCV che carica l'immagine. IMRead, con il nome della, in questo caso un'immagine, un JPEG, carica il nostro image test JPEG, lo carica su una matrice che poi verrà gestita in maniera ovviamente trasparente a noi da tutte le altre attività di OpenCV. Carichiamo l'immagine sulla nostra, questa immagine di testo sul nostro oggetto che chiameremo image. In questo caso facciamo un resize utilizzando una funzione di mutils, delle funzioni di utilità, che è appunto il mutils.resize, che cosa? L'immagine alla dimensione di 600x600, anzi, il mutils in questo caso appunto fa un resize in cui gli do la 600 come dimensione, automaticamente lui si va a ricalcolare qual è l'altezza dell'immagine per mantenere la stessa proporzione. Se io lo facessi con OpenCV, OpenCV mi dice la funzione di base è un resize in cui devo dire l'immagine in che dimensione portarla e dargli le due dimensioni, ovviamente rischiando di farla un po' bislacca. E dunque, per semplificare un po' la faccenda, c'è appunto questa mutils parte già con gli si dà o la larghezza o l'altezza e automaticamente lui mantiene la proporzione. Poi con OpenCV si crea in maniera esplicita si può fare questa finestra con il nome di window, dunque viene nominata questa finestra su cui poi andremo a giocare. E qua gli diamo IM show, cioè mostra sulla finestra che abbiamo creato prima con il nome di window, montaci l'immagine. Dunque questo è il comando di base per visualizzare la nostra immagine e portarla su questa finestra. Questa finestra ovviamente a seconda del sistema operativo su cui si va a giocare avrà delle caratteristiche diverse. Per esempio, in Linux, nel nostro caso Linux Mint, ci sono questi tasti nascosti già preordinati, questa barra che dà la posizione XY del nostro mouse e l'RGB che ci sta sotto. E aumentando appunto si vede anche il valore
che possiamo del singolo pixel. Se vengono usati altri sistemi operativi, può essere che la finestra sia diversa perché dipende dall'implementazione del sistema operativo di questi oggetti. E poi in questo caso noi chiamiamo, una volta fatto questo, noi abbiamo la nostra finestra con l'immagine. A questo punto cosa possiamo fare? Beh, in questo caso io ho provato a fare una funzione che è la funzione di callback di mouse, cioè sostanzialmente quello di riuscire a intercettare il mouse all'interno della mia finestra. Questa funzione cosa sta facendo? Beh, adesso vediamo cosa si può fare su un'immagine singola. In questo caso la mia funzione cos'è che sta facendo? Sta utilizzando anch'essa una funzione di OpenCV, cioè quello di fare un overlay su display overlay, cioè scrivere sopra alla finestra. E cosa sta facendo? Beh, praticamente io quando clicco il mouse, la chiamata, questo set mouse callback, automaticamente mi dà l'evento, cioè il tipo di attività che ho fatto, il punto dove è il mouse e altri parametri, che al momento diciamo ci interessano poco. In questo momento cosa che stiamo facendo? Se flag uguale 1, che vuol dire quando, se flag, lo vedete qua sopra, vedete? Adesso su la prima riga scrivi un testo e sostanzialmente il testo che io scrivo è questo qua, vedete? Mouse at XY, sono il punto XY dove il mouse è posizionato, il flag 0 o 1 quando faccio il click, nessun parametro e va avanti. In questo caso io dico, creo il testo. Su display overlay gli dico sulla finestra Windows mettimi il testo. Dopodiché cosa faccio? Se flag è 1, cioè se io sto pigiando il bottoncino, mi prendi image XY, che sostanzialmente vuol dire restituiscimi il valore XY, anzi restituiscimi il pixel che è nella posizione XY. E sostanzialmente mi dice vai a mettere 00255, che è rosso perché lo scrive OpenCV, non scrive in RGB ma in BG rovescio. E dunque sostanzialmente mi dice metti 00255 sul pixel XY dell'immagine. Detto questo, fammi vedere l'immagine, pubblica l'immagine, cioè sostanzialmente adesso qua è una stupidaggine per un pixel, però io vado qua, faccio il pixel, acquisito XY, gli ho detto di metterci un valore ben preciso di 255 non si vede perché è rosso su rosso, e di pubblicarlo. Ecco, questo è un primo esempietto, se vogliamo, molto stupido. Beh, poi dopo l'esempietto finisce con un white key 0, cioè aspetta che ci sia una tastiera a 0, cioè l'ESC. Aspetta l'ESC e cancella tutte le finestre che hai fatto. Cosa serve? Boh, niente, solo fare un po' di palestra, di capire un attimo che cos'era l'immagine, come ci si scrive sopra, come si legge e un inizio di come è possibile anche recuperare il valore del mouse. Vediamo se abbiamo le basi statiche su OpenCV, sono sostanzialmente anche queste. Anche qui questo è un pezzo di
di codice che sempre come base sostanzialmente usa, ricarichiamo lo stesso OpenCV, inmutils, NumPy, creiamo un'immagine e questo può essere interessante da un punto di vista didattico, cioè che cos'è un'immagine? Beh, semplice, è una, noi facciamo un array, np.0 se è una funzione di NumPy che crea una matrice 600x600 con ognuno di questi 600x600 è un oggetto di tre dati, di tre interi. Difatti, cosa abbiamo costruito? Abbiamo costruito un'immagine. Nel nostro caso è tutta inizializzata a zero, dunque è uno schermo nero. È questo sfondo nero che noi vediamo, 600x600. La versione, le parti basiche che possiamo fare sempre con OpenCV sono appunto delle primitive, queste sono le primitive base, dunque la linea, il rettangolo, il cerchio, l'ellisse, la polilinea e via così. Le chiamate sono sostanzialmente fatte così, cioè anche qui cv2.line, che cosa? Fa una linea dove su un'immagine, punto iniziale 00, punto finale 600, 600, dimmi il colore 25500 e dimmi lo spessore in pixel. Di queste funzioni di questo tipo ne abbiamo altre che sono appunto il cerchio in cui gli si dà il centro, il raggio, il colore e lo spessore. Spessore, nel caso metto meno 1, diventa pieno. Se invece è uno spessore qualsiasi, cioè tipo 2, diventa un cerchietto, diventa solo il bordo. L'ellisse, che è questa cosa qua, che è parecchio complicata, poi nella libreria di OpenCV è ben spiegato cosa fa, perché ha tutte le possibilità di dare l'asse maggiore, l'asse minore, l'inclinazione, sono una serie di parametri anche parecchio complessi, ma tanto per vedere come funziona. La possibilità di fare polilinee. In questo caso io prima faccio, per fare una polilinea, cosa gli devo dare? Devo creare un array, e questo lo creo sempre con un PI, è un array in cui metto sostanzialmente le coppie di valori x, y che voglio, i punti che voglio tracciare, e dico che sono dei valori a 32 bit. Questo in questo momento non serve moltissimo, ma sostanzialmente questa è una funzione invece di NumPy che serve a gestire la matrice, dunque riformattare la matrice, ma in questo caso è un di più. Non ve lo spiego perché non ha molto senso al momento. Comunque, sostanzialmente l'idea che cos'è? Che io ho fatto, che poi per fare la polilinea devo dirgli cv2 polyline, dove l'immagine, su dove scrivo sull'immagine, gli passo i punti, inteso che gli sto passando questo vettore di coordinate, un parametro che è false o true, che mi dice se la polilinea sarà chiusa, cioè se va a chiudere la polilinea o se la lascia aperta, e poi il colore della polilinea. Dunque, sostanzialmente, qua vediamo questi punti qua, che sono questi primi che vediamo. In questo caso è false, dunque rimane aperta. Se fosse un true, questo punto andrebbe a chiudere qui. Poi anche qui, come al solito, una volta che disegno, faccio mostra l'immagine e dunque si fa facendo tutta questa serie di istruzioni, si crea tutto questo oggettino. Questo era l'esempio del reshape, che aveva un senso, cioè se qualcuno vuole sapere di più, insomma, se lo può guardare, perché in un PRI io posso ricostruire una serie di, automaticamente, se gli do una stringa, lui può ricostruire una
riformattare, non so, la matrice invece che essere un 3x2, un 2x3, automaticamente gli si può dire come modificarla, però a poco era una divagazione su questo oggetto. E questo sostanzialmente sono le parti sulle immagini, su cosa si può scrivere sull'immagine. Poi, un'altra parte che poteva essere interessante per il riconoscimento delle immagini, qual è? Beh, una delle tecniche che viene fatta, sempre parlando di immagini, e poi possiamo riguardarla, possiamo rivederla sui frame, dunque su un video, è quello di andare a cercare un oggetto che ha un colore particolare e seguire un oggetto che ha un colore particolare, che è una prima cosa che si può fare. Siamo ancora a livello di gestione di immagini, dove sostanzialmente vado a applicare dei filtri sulla mia matrice e vado a trovare matematicamente, se vogliamo, quali sono le macchie di colore. In questo momento non c'è ancora nessun ragionamento di tipo di intelligenza artificiale o riconoscimento di pattern o altro, è una cosa abbastanza, come dire, se vogliamo, banale, insomma, cioè niente di eccezionale. Se funziona sta parte qua, allora qui vediamo un'altra palla, dopo Decathlon, pallina qua, dunque, colore ormai un po' usato, ma. Allora, anche qui cosa facciamo? Anche qui può essere interessante come prima base per capire un po' come l'attività che può fare OpenCV, dunque a prescindere così da altri ragionamenti, dunque per capire cosa si può fare. OpenCV cosa abbiamo? Abbiamo la nostra immagine, abbiamo la nostra Windows che abbiamo imparato a fare. E altre funzioni che possono essere interessanti è che possiamo fare anche degli oggetti, popolare la nostra finestra con degli oggetti che sono degli slider, che possono essere, insomma, utilizzati all'interno del codice che vengono gestiti direttamente da OpenCV. Allora, in questo caso noi abbiamo fatto, ho scopiazzato in giro, che sono l'esperto di turno, però mi piaceva, anche perché. E dunque, in questo caso ho fatto questi slider. Questi slider sostanzialmente cosa mi servono? Mi servono per andare a selezionare i colori. Selezionare quale colore voglio andare a pescare. Questo è interessante perché? Beh, innanzitutto perché cominciamo a ragionare su un altro spazio di colori, che non è l'RGB ma è l'HSU. Allora, l'RGB, come sapete, sono tre valori di rosso, verde e ciano. La cosa però dell'RGB è che, almeno per un umano, è abbastanza difficile capire quali sono i colori che sono vicini. Cioè, il colore verde è un po' più verde, non è che ha un RGB che è molto vicino a. E dunque la cosa che si vede è quello di trasformarlo in uno spazio colori che è l'HSU, in cui sostanzialmente è una specie di ruota di colori, vediamo se lo troviamo da qualche parte, sicuramente sarà da qualche parte, vabbè, facciamo finta che sia vero, HSU color, allora, vediamo uno a caso, tanto non ha importanza. Sostanzialmente cosa succede? Che io ho una ruota di colori in cui il primo valore H è sostanzialmente dove mi posiziono nei colori
nell'arcobaleno dei colori, di solito può essere da 0 a 360 o rimappato da 0 a 180, quel che si vuole, mentre le altre dell'HSV sono la saturazione di colore e quanto luminoso la brillanza del colore. Questo ovviamente semplifica di molto perché quando io voglio prendere un range di verde, io ho un range di H sostanzialmente, dunque è molto più semplice capire cosa sto pescando. Tornando a noi, sostanzialmente cosa faccio? Allora, io ho preso questi, l'idea è quella di prendere fare questi track bar, come vengono chiamate, in cui gli do il nome, gli dico dove vengono pubblicate, qual è il range minimo e massimo che mi ritrovo lì, inizializzo a zero, faccio un po' di settaggi iniziali. Una cosa interessante è che una volta caricata sempre la mia immagine, una volta fatto resize, vado a pescare qual è il punto HSV. Per far questo, la cosa interessante che vi porto con attenzione è la funzione di OpenCV che fa questa conversione. Che fa una conversione da BGR, cioè che è il suo formato di immagine iniziale, in HSV. Dunque praticamente lui ricrea un oggetto HSV, che è la stessa mia immagine, non con i valori RGB, cioè la matrice in cui non ci sono più i valori RGB, ma una matrice che ha i valori HSV. A questo punto io posso fare una maschera anche qui con settare la maschera per andare a decidere quali colori, cioè quale punto di HSV verrà mascherato. Tutto questo cosa fa? Beh, lo vediamo qua. Io mano a mano che mi sposto, sostanzialmente vado a modificare in parte come luminosità e principalmente come colore cosa vado a vedere. Questo ad esempio avete la luminosità, cosa vado a vedere, cosa ci serve questo oggetto qua? Beh, semplice, no, semplice, ci sono arrivato dopo un po'. Tutta questa parte qua serve perché quando vado a riconoscere, poi a fare un riconoscimento di un oggetto colorato, sostanzialmente devo andare a identificare quali sono i valori HSV minimo e massimo che utilizzerò per andare a riconoscere quell'oggetto. Dunque questo sostanzialmente la possiamo vedere come, scusate, come un tools per capire quali sono i valori che io dovrò utilizzare, cioè quando andrò a fare un riconoscimento di un oggetto, quali sono i valori minimi e massimi di HSU per ottenere questo colore qua. E dunque questo non fa nient'altro che tentare di visualizzare e di capire a seconda di come setto l'HSU di quale colore poi andrò a mascherare e dunque a far sparire quale colore invece andrò a recuperare. Questo cos'è? White key, mask stavolta, quit. Bene. Detto questo, abbiamo qualche altro minuto, passiamo avanti. Dimmi. Allora facciamo fino alle 10, dopo lascio la cosa più divertente. Vediamo questo qua che cosa fa. Boh, eccolo. Passaggio successivo. Questa è sempre la solita palla, questo è l'originale.
Questa è la palla originale e questa sostanzialmente, una volta che io l'ho, adesso questo ovviamente è un po' assurdo, però sostanzialmente una volta che l'ho caricata, trasformata in HSV, se la ricarico come immagine, dunque di fatto di nuovo RGB, mi vengono fuori questi colori un po' stravaganti. Tutto questo mi serviva, boh, niente, solo per capire un attimo, anzi se vogliamo, vediamo se funziona. Ah sì, eccolo qua. L'avevo fatto per, scusatemi, dove è andato a finire? L'avevo fatto perché allora, se ho un'immagine o la mia immaginina, volevo dire, ma come faccio io a tirarmi su quei valori poi da mettere nel filtro? E allora, questo oggettino qua, sostanzialmente, vuoi che venga fuori questo valore qua? Bene. La posizione 78-189, che è l'RGB 156, 154, 196, se la vuoi scrivere come HSV è 133-8-158. Esatto, un color picking in HSV. E questo ovviamente via così. Comunque piccole utility, non so, tentativo di capire come funziona la faccenda per avvicinamento al problema. E poi che altro? Cosa abbiamo? Passiamo alla parte un po' più interessante, sempre che non funziona, perché? Ah beh, adesso qua è una piccola disperazione. Vediamo se funziona così. Allora, questo è il primo. Allora, tutto il giochino che si era fatto prima era per fare il tentativo di pescare la palla. Sostanzialmente, il giochino che non vi posso vedere perché mi sono dimenticato la palla è quello di sull'immagine seguire questa macchia colore e disegnarla. Però poi avete un po' capito il funzionamento. Cioè, una volta definito il filtro, quello che l'immagine che io continuo a vedere è la macchia di colore. E dunque poi su OpenCV gli dico, prendi quella macchia di colore, ha una funzione che mi dice dimmi il centroide di questa macchia e dunque me la segue. Il passaggio invece più ardito e dunque il passaggio all'inseguimento dell'immagine vero e proprio è questo qua. Allora, e che è un po' il traino di quello che poi vedete implementato poi alla fine. Sostanzialmente il discorso qui cambia e abbiamo due novità rispetto a quello che abbiamo visto prima. Innanzitutto il video e dunque il concetto dello stream video di OpenCV e non solo l'immagine fissa. E nello stesso, e insieme a questo, l'utilizzo appunto di questa libreria di intelligenza artificiale Open Cascade che va a recuperare una faccia. Non gliene frega niente di chi sia, cioè non c'è un riconoscimento della persona, non è l'algoritmo che fa queste attività qua, è un algoritmo che riconosce facce. Cioè oggetti che sono nasi, che assomigliano abbastanza a una faccia. La mia la riconosce come faccia attualmente, dunque è già qualcosa. E, ovviamente anche la foto, se avete Papa Giovanni attaccato dietro, riconosce anche quella, anche se è un'immagine. Open Cascade nasce sostanzialmente per le immagini frontali, è una delle sue limitazioni, però poco, ci interessa poco. Allora, in questo caso, il discorso sostanzialmente cos'è che fa il programmino? Allora,
abbiamo, vediamo di prendere le parti più, secondo me, più importanti per capire cosa stiamo facendo. Sostanzialmente è quello di avere la funzione di leggere il flusso video, prendere il flusso video, la funzione CV flip, cioè quella di girare l'immagine per non avere l'effetto specchio, insomma, quel che vi piace, dunque per raddrizzarla sostanzialmente nel nostro caso, in questo caso sempre il frame, dunque frame per frame viene girato. Una trasformazione anche del colore del frame in un'immagine bianco e nero, in toni grigio sostanzialmente, no, non bianco e nero, in toni grigio. Dopodiché la prima parte, la parte più interessante, che è questo primo recupero di informazioni che è Face Cascade, Detect Multiscale sull'immagine in grigio, perché ovviamente la cosa interessante è che quasi tutto prima deve essere, cioè il fatto di avere tanti colori non è utile per il riconoscimento, dunque anche nel riconoscimento degli oggetti, quasi tutte le cose vengono sempre trasformate in un bianco e nero o in scale di grigi per ottenere dei bordi netti, perché l'informazione colore sostanzialmente al programma non interessa per fare queste cose, anzi lo disturba. E dunque questa prima funzione, che è un'attività effettivamente di intelligenza artificiale, che ha un suo anche tutta una serie di ha un file, sostanzialmente questo viene caricato automaticamente, un file R-Cascade Frontal Face Default, cioè che una sua libreria di addestramento al riconoscimento delle facce, e restituisce che cosa? Le facce. Quante ne trova? Cioè guarda nell'immagine corrente, dunque nei frame, quante facce riesce a individuare, quante sotto immagini che rispondono alle caratteristiche sostanzialmente di una faccia. In questo caso, poi dopo, una volta io mi sto pigliando della faccia, sostanzialmente pesco la prima faccia che mi restituisce e vado a farci qualche primo calcolo. Cioè mi faccio qual è il centro della faccia, perché lui mi dà sostanzialmente il rettangolo entro cui la faccia, mi restituisce il rettangolo entro cui la faccia trova la faccia, mi faccio dire dov'è il centro, in X e in Y, e poi qua c'erano i primi passi per passare all'inseguitore, cioè mi dà la distanza della faccia rispetto al centro del frame. Questo perché poi sostanzialmente la logica che ci sta dietro all'inseguitore è quello di andare a vedere frame per frame dov'è la faccia, questo mio punto diventa il centro di riferimento. Il frame successivo, la faccia, è da un'altra parte, mi calcola lo spostamento del centro della faccia e poi con il movimento dei motori, dei servi o altro, tende ad azzerare questo errore. Dunque, sostanzialmente, supponiamo che io nella prima videata sono così, dunque il mio centro sarebbe il centro del frame. Se dopo mi sposto, ovviamente lui tenterà di riportare quella croce gialla sul punto rosso, dunque inseguire la mia faccia. In questa implementazione, poi ovviamente il tentativo è stato quello di mettere, ma non c'entra con la gestione, insomma, di OpenCV, più
una cosa di controllo, tentare di implementare un filtro proporzionale integratore derivativo sull'inseguimento in modo da non andare, non far ballarti di tanto, cioè seguirlo con una certa logica, dunque anche tentando di calcolare quando gli conviene star fermo piuttosto di muoversi. Queste sono delle funzioni, giusto per far vedere, di debug per capire cosa sta facendo. E sostanzialmente questo è il primo passaggio per riconoscere la faccia, farsi dare le coordinate e poi con queste coordinate fare quello che bisogna fare, che lo fa vedere Roberto. E diciamo che qui può terminare la mia parte. Adesso la parte di Roberto è, una volta che sappiamo dov'è la faccia e in che posizione è e riusciamo appunto a calcolare di quanto spostarci, come passare questi dati alla parte meccanica. Dunque, nel nostro caso Roberto ha usato dei servomotori e dunque dargli le indicazioni di quanto spostarsi per riportarsi a zero. Che devo dire? Io ho finito, grazie. Facciamo lo switch. Bene, allora Giuseppe vi ha già spiegato un sacco di cose e vi tengo un po' in sospeso prima di mostrarvi il giocattolo perché faccio anche io una piccola. Allora saltiamo la parte, però ricordiamo che OpenCV è una libreria per elaborazione di immagini, c'è un'organizzazione sotto che la tiene, che la sviluppa e la tiene sempre aggiornata e questo è il link dove si trova la documentazione. Può essere portata in vari linguaggi, quindi anche se è nativa in C++, è stata portata in Python e Processing, che Processing praticamente è un compilatore, un'interfaccia per utilizzare Java. Perché uso Processing 3? Perché prima non so usare Python, allora, ovvero diciamo lo so utilizzare, ma il modo di scrivere i programmi, lanciarli e la sintassi di Processing è molto simile alla programmazione di Arduino. Quindi ha una struttura, qua ho sbagliato, setup. Di dichiarazioni iniziali, void setup, void draw, la chiamata alle funzioni, l'utilizzo delle parentesi graffe, il fatto di mettere nei commenti il doppio slash, praticamente come Arduino. Inoltre, gli esempi che si trovano, io non ho un approccio molto teorico come Giuseppe, che lui prima si studia tutto, va a vedere e poi fa. Io magari cerco di ispirarmi da qualche progettino, qualche programma che trovo in internet. E quindi diciamo che Python vince nettamente, minimo 70 a 30, per quel che riguarda esempi e anche diciamo complicazioni, cioè complessità dei progetti che ci sono. Però Processing sta recuperando molto, specie come ho accennato prima, nell'interfacciamento con Arduino. Allora, Processing si presenta così, è un programma nel quale io vado a scrivere il codice. Il codice si presenta con una struttura simile, come dicevo già, a quella di Arduino, dove posso già a creare, ho qui la possibilità di creare dei progetti, forse dovevo un po' ingrandirlo, ma abbiamo dei progetti, io mi sono fatto una specie di scaletta, allora, e carichiamo il nostro primo progetto. Allora, la struttura del programma, inizialmente devo caricare tutte quante le librerie, in questo caso qua ho una libreria video e vedete che sono state tutte quante portate per Processing, la stessa libreria che usava prima Giuseppe per i flussi video,
c'è processing video, BuffCV, che è la libreria di OpenCV per processing, e via di seguito. Per avere la possibilità di utilizzare le librerie, io devo prima importare le librerie. Quindi con aggiungi libreria, ho tutta quanta una serie di librerie che io posso andare a cercare e quelle cliccate, cioè quelle evidenziate con la spunta, sono quelle che io ho già caricato. Questo serve per non appesantire chiaramente la memoria del computer dove girano le cose. Perché una bella cosa che ha processing, che forse l'avrà anche Python, una volta fatto questo progetto, questo programma, io posso esportarlo, compilarlo, sia per l'innominato Windows, sia per Linux e sia per Raspberry, oltre anche per il mondo Apple. Ve lo accenno già, allora, oltre che a caricarsi tutte quante le librerie, ce ne sono un sacco. Questa è anche un'altra libreria, Deep Vision, che parte sempre da OpenCV, ma fa altre cose un po' più dettagliate. Avevo iniziato il discorso della compilazione. Quando io ho fatto uno sketch, io posso esportarlo. Esporta applicazione, si apre un'altra schermata dove potete vedere che posso esportarlo in Windows, in Linux e praticamente crea un eseguibile che poi non necessita più del compilatore quindi in un certo modo io posso lavorare su una macchina, compilare questo progetto, caricarlo su una Raspberry senza avere le librerie, il sistema di sviluppo anche sulla Raspberry. Io sto usando Processing 3, è già uscito il 4, però c'è una incompatibilità su alcune librerie che mi dava degli errori, quindi sono ritornato al 3 per non farvi perdere tempo questa serata. Allora, dicevamo che la struttura del programma gira e rigira è sempre la stessa. Importo le librerie di cui ho bisogno, definisco alcuni oggetti, capture CAM, che è un oggetto, salto poi un attimino, ho il void setup che viene eseguito una volta sola all'inizio del programma, durante l'esecuzione, e qua la faccenda è un po' più grezza rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. E inizializzo la camera, la webcam a 640x480 e la superficie dove vado a lavorare, senza dire un'altra volta 640x480, richiamo l'oggetto CAM, quindi tengo la stessa dimensione, quindi cam width nel nostro caso è come se io avessi scritto 640x480. Poi c'è questa parte qua che è necessaria perché se io ho un portatile, come in questo caso, ho di default la camera integrata nel computer. E poi aggiungo delle altre webcam via USB. Quindi devo dire al programma da che telecamera posso, cioè no, voglio prendere il flusso video da elaborare. Ecco, qui chiamo la funzione tracker che dico. Sono vari modi di catturare le immagini. Qua bisognerebbe andarsi a studiare la libreria e si differenziano in base alla tipologia del colore o il modo dei contorni o cose del genere. Allora, una volta deciso che camera utilizzare, qua per sicurezza c'è un println.
prima creo una lista dove metto tutte quante le camere che ho. La scrivo, questa lista, poi vedremo sotto, e scelgo non la prima perché inizia da zero, la seconda dell'elenco. Ok. Questo è il programma che viene eseguito, il Void Draw. Se ho una telecamera disponibile, cioè comincio a leggere dalla telecamera. Vado veloce per farvi vedere creo l'immagine, l'oggetto immagine, dove vado a caricare l'immagine caricata dalla camera, 0,0 è il punto dove inserisco il mio oggetto. E negli schermi lo 0,0 in alto a sinistra. Forse, ecco. Allora, vado a creare degli oggetti grafici qua per scrivere e riempire, decidere il colore, e non ho nece la necessità di chiamare altre librerie come in Python, perché processing è già abbastanza votato per la grafica. Tutte quante le primitive grafiche e tutta quanta l'elaborazione degli oggetti grafici viene fatta direttamente ed è molto veloce, cioè molto, sì, veloce e pratico. Quindi dico l'allineamento del testo è in centro, il riempimento, cioè il colore con cui vado a scrivere è 255 00. Qua invece Processing usa il RGB, cioè questo è rosso, green e blu, cioè non come Python. E praticamente vado a cliccare, cioè scrivo clicca e trascina un oggetto, e qua, una volta che ho trovato, quando rilascio l'oggetto, il modo di lavorare diventa 2, quindi ho selezionato l'oggetto e vado a fare il tracking. Questo è il void, quindi una chiamata a una libreria che trascina l'oggetto che ho selezionato. Void line è la funzione che traccia una riga, quella che avete visto prima che lui faceva con polilinea. Invece qua vado a fare una linea dal punto A, X, A, Y, cioè la coordinata X e Y del punto A e del punto B. E questa è messa alla fine, ma in realtà è un'altra subroutine che viene richiamata all'inizio, quella che vedevo prima, e mi dice, e qua vado a scrivere qual era la telecamera 0 e la telecamera 1. Questo serve soprattutto all'inizio per il controllo. Quindi vado veloce, qua non occorre né compilare né fare niente, basta lanciare. Ecco, quindi vi faccio notare che qua sotto mi dice le due telecamere che ha trovato, la integrated camera, che è quella delle cose, e il microscopio, poi ha fatto queste cose, queste operazioni. Allora, lo schermo lo trovo qui. Quindi da questa telecamerina mi dice questo è solo l'inseguimento di un oggetto, io clicco sull'oggetto e lui continua a seguirmi l'oggetto. Ok? Se clicco su un altro oggetto fa la stessa cosa e il giochino è sempre quello lì. Cambio oggetti, metto delle macchinine. E lui è qui, uno può continuare a giocare. Ecco, su questa e chiuderei diciamo questo oggetto. Posso, facendo altre chiamate, posso andare a seguire un colore rosso o altre cose. Le informazioni che mi ritorna la libreria sono il punto iniziale dell'oggetto.
e le sue dimensioni, che qua utilizzo per disegnare cose. Andrei veloce perché le stesse cose le vediamo con il discorso della faccia. Allora, fermiamo questo, apriamo l'altro esempio che ho preparato per questa sera. Allora, questo programma ha la stessa struttura di quello che abbiamo visto. Utilizziamo questa libreria OpenCV, sempre processing video e un'altra funzione Java. Abbiamo sempre il captura video e la libreria video. Selezioniamo le dimensioni 640x480. Cioè su OpenCV gli passiamo invece che un'immagine un video, posizioniamo il video all'inizio, qua sempre no fill, praticamente non riempio il disegno, il rettangolo che poi andrò a visualizzare a video, il colore del contorno. E qua stroke weight è lo spessore delle linee. Qua ho cercato di commentare in modo da capirci così. Ecco, la chiamata della libreria mi ritorna un rettangolo attorno alla faccia e la funzione generale che io vado a chiamare Open Detect. Le chiamate che io faccio praticamente mi restituisce la faccia frontale. Poi vedremo che la faccia, oltre che essere frontale, deve essere anche messa, diciamo, sull'asse verticale. Se io inclino, cioè se io ruoto la faccia e gli mostro soltanto un occhio, un naso e l'orecchio, non la riconosce, anche se metto l'immagine ruotata della faccia, lui non la può, non la riconosce. Ecco, mi fermo un attimino qui e vi faccio vedere come base cosa fa vedere. Allora, perché non vede la faccia? Beh, anche questo mostra la faccia, come diceva Giuseppe prima, se avete Gesù Bambino attaccato dietro, lui lo riconosce e comunque vediamo perché. Non. Ecco. Allora, se io voglio, cioè lui mi ritorna la faccia, il punto X e Y e la larghezza e l'altezza della faccia. Se voglio essere sicuro effettivamente qual è il punto, se, che non sia il centro come altri programmi, perché altri programmi ti danno il centro dell'oggetto e la larghezza dall'altra parte. Allora faccio presto a vedere perché per disegnare un cerchio nel punto XY basta che io gli cambi il colore, tanto per fare un esempio, gli metto il colore blu e gli dico di disegnare un cerchio di raggio 30 sul punto che lui chiama X e Y della faccia. Rilanciamo il programma e vediamo che effettivamente lui prende come riferimento il punto iniziale. Così, tanto per togliersi questo sfizio. Adesso posso calcolare se io allora voglio disegnarlo invece sul centro della faccia o calcolarmi il punto della faccia. Praticamente devo sommare al punto, al vertice in alto a sinistra, metà larghezza e metà altezza. Facendo così faccio un cerchietto sul mio mirino. Passiamo anche alla fase 4. Se voglio calcolare la distanza dal centro della faccia e lo collego con la linea, la distanza delta x è il punto. Della faccia meno la
la distanza, no, questo qua praticamente, no, faccia linea, faccia delta size, no, è calcolato dal punto, dal vertice I, del punto in alto a sinistra, la distanza è calcolata su questo programma qua, poi l'ho corretto sull'altro che vi farò vedere. Width è una funzione di processing che mi dà la larghezza dello schermo, non è la larghezza della faccia, perché questa qua fa faccia, scusa, la larghezza è questa, la larghezza della faccia diviso 2, e mentre questa qua è la larghezza dell'immagine, cioè 640x480. Della finestra video e così. Allora scrivo, allora cosa che voglio fare? Calcolo il delta in x e il delta y, faccio disegno una linea che mi congiunge la faccia al punto centrale e scrivo il testo con un'altezza di 25, il delta x e il delta y nella posizione e in pixel 10,50. Ok? Quindi se tutto funziona, siamo arrivati al punto, eccolo qua. Ok, la linea, questo è il punto centrale, secondo me non si vede dal video. Ok, perfetto, eccolo qua. Ok. Detto questo, cambiamo gioco. E introduciamo il discorso di Arduino. Allora, il giocattolo praticamente è questo, adesso non so se si inquadra, è costituito da un Arduino, una scheda, vedete, più o meno, sì. Praticamente, più su, eccolo qua. Allora, c'è un Arduino Uno, una scheda sensori per comodità di cablaggio collegata a due servi che muovono la telecamera in pan e tilt, e su e giù. Cambiamo telecamera, quindi mettiamo questa e colleghiamo Arduino. Ok, allora in questo programma qua, diciamo barando un attimino, ho utilizzato un'altra libreria, perché la libreria che abbiamo visto prima, OpenCV, ha un algoritmo interno che a volte funziona e a volte non funziona. Dipende anche dall'illuminazione, dalla luce, dal colore e cose del genere. Comunque il discorso è uguale, identico, soltanto che utilizzo un'altra libreria, sempre derivata da OpenCV. Allora, per utilizzare Arduino ho bisogno di comunicare via seriale con la scheda, utilizzando il canale seriale, quindi importo la libreria seriale e una libreria di interfacciamento Arduino che è praticamente firmata. Allora, firmata viene caricata lato Arduino e mi dimentico di tutte quante quelle che sono le complicazioni di trasferimento dati da processing a Arduino, perché creo degli oggetti, su firmata gli dico: guarda che hai due servo che in realtà possono essere anche 8, hai degli ingressi e delle uscite e basta. Lato Arduino definisco dei valori dei servo, che vado a trasferire al servo, e qua apriamo una piccola parentesi per chi non sa cosa siano.
Sono praticamente dei motorini che però sono servocontrollati, nel senso che io posso dirgli in che angolo posizionarsi da 0 a 180, gradi, dandogli un valore PWM, cioè un valore in frequenza. In base a questa frequenza lui ha una retroazione interna, una piccola elettronica di controllo, che lui si autoregola e si porta al valore che noi abbiamo desiderato. Adesso, senza spiegarvi la parte hardware, diciamo che dal punto di vista software, io quello che devo fare è soltanto fare questa chiamata alla libreria di Arduino, in cui gli dico: guarda Arduino, scrivi sul servo numero 3 il valore di step che c'è in questa variabile. Allora, siccome i servo sono due, e come abbiamo detto potrebbero essere anche 8 o 12, mi sembra, facciamo finta che siano 8 al massimo, mi viene comodo mettere tutti quanti questi valori, invece di dire servo 1, servo 2, servo 3, metterli in un vettore. Quindi la sintassi che c'è in processing di scrivere i vettori è quella di mettere l'indice del vettore tra parentesi quadre. Quindi questo qua mi riferisco a un ipotetico asse X di spazzolamento orizzontale, e questo all'altro asse Y, al secondo asse di orientamento verticale. Quindi queste sono le uniche due istruzioni che io ho bisogno per gestire Arduino. Non so come fare in Python, perché non l'ho scoperto. Così. Allora, questa è la fine dei discorsi. Come faccio a passare i valori ad Arduino? Allora, una cosa un po' noiosa da fare in quasi tutti i programmi è quella che devo dichiarare effettivamente le variabili. Non posso avere un utilizzo dinamico delle variabili, oppure diciamo in qualche modo potrei anche farlo, andando a dichiararle man mano che mi servono, ma verrebbe fuori un programma molto, molto disordinato. Quindi all'inizio io dichiaro come variabili intere la x della faccia e la y della faccia a livello di immagine, di finestra video. I delta step in x e in y che ho dell'immagine, il delta x e il delta y, questi sono i valori minimi e massimi degli angoli. Perché se io vado troppo vicino allo zero, per qualche motivo il servo tende a vibrare, perché stiamo sempre lavorando in un discorso, sì, digitale, però Arduino butta fuori una certa frequenza nominale, supponiamo 10 kHz, però più o meno con una certa precisione. I servo, che siano cinesi o che siano giapponesi, più o meno hanno un range di funzionamento. In teoria a 10.000 dovrebbero mettersi a 0, a 12.000 supponiamo a 180 gradi, invece non hanno una taratura perfetta, e quindi io preferisco non utilizzare tutta l'escursione teorica del servo, che sarebbe 0-180 gradi, ma andare da 10 a 170 gradi. Servo 0, servo step e servo hold sono delle variabili di appoggio. Servo 0 è il valore che io mando ad Arduino per posizionare la telecamera in un punto centrale. Servo step sarà la variabile che io utilizzo poi per passargli il valore corrente. Servo step hold è il valore precedente che mi serve per calcolare di quanto mi sposto. Comunque sono delle variabili di appoggio. Allora, anche qui il void setup, la dimensione, il modo di gestire i colori, che è leggermente diverso
da quella che avevamo visto prima dall'OpenCV normale che le utilizzava in RGB, qua invece fa già un trasferimento dell'immagine da RGB ad HSB, come abbiamo spiegato prima, e utilizzo una libreria un po' più sofisticata. Anche qui seleziono cioè vedo quante telecamere ho e seleziono la 1, che è quella esterna. Ho la complicazione di dirgli che Arduino sto usando, perché di Arduino, avendo più porte seriali, a seconda di come la metto, cioè anche qua avrei la possibilità di dire guarda quanti Arduini hai e scegli il primo. A volte non funziona perché, ad esempio, riconosce come. Se c'è una pendrive o c'è altre cose, a volte è in tilt. In questo caso qua, per semplicità, avendo un unico Arduino, gli dico, guarda che Arduino è attaccato sulla porta USB 0 a una velocità di 57.600, che è il baud rate, la velocità di trasmissione. Poi, se faccio in tempo, vi mostro lato Arduino e come caricare firmata. Ok, allora qua inizia il loop continuo di elaborazione de dell'immagine, quindi anche qua se c'è una telecamera, cioè intercetto gli errori, perché se non c'è niente il programma si bloccherebbe e non saprei cosa succede. Allora io dico se c'è una telecamera disponibile, leggila. L'immagine caricala, come abbiamo detto, al punto in alto a sinistra, e inizia a far girare la telecamera acquisendo tutto quanto il flusso video. Ecco, noi qua possiamo trovare più oggetti, perché la chiamata alla telecamera. Non vi ho mostrato prima, ma funziona per una faccia, due facce, n facce. Io posso anche utilizzare questo coso, guardare, mettere un'immagine. Quante persone sono qui dentro? Probabilmente sbagli i conti, perché come vi ho detto prima, dovremmo essere tutti quanti in una bella foto di gruppo. Comunque, questo per il numero di oggetti che io vedo, cioè la libreria, in realtà è un mi restituisce un sacco di valori. Può dirmi quanti oggetti ci sono, dove sono messi, quanto grandi sono, che tipo di oggetti, eccetera. Io utilizzo soltanto alcune chiamate. Allora, per il numero di oggetti che vedo, lo metto in C, cioè lui cicla, se ci sono 10 oggetti lo fa 10 volte. Ho un contatore C che è C più 1, quindi la prima volta è 1, 2, 3, 4. Mi scrive sotto, allora println è quello che vado a scrivere sul terminale sotto. Se non ne vedo neanche uno, sotto dico non ne ho trovati neanche uno. Se C è uguale a 1, mette la prima faccia che trova. Ecco, allora, l'x della faccia. Beh, allora anche qua scrivo, cioè disegno un rettangolo attorno ai punti che lui mi ha restituito, perché per ognuno che lui mi restituisce mi dà la x e la y con una chiamata leggermente diversa, prima era face detect x, invece qua detection get x e detection get y, sono sempre le coordinate, il modo di funzionare delle librerie grafiche è più o meno sempre quello, chiedo una cosa e lui mi dà la risposta. La larghezza e l'altezza. No, detection greco, non è detection get width, get
Verso c'è un errore qua. Vabbè, l'X della faccia è questo lato, forse c'è un errore su questo programma. E se due width e l'altro bisogna mettere 8 su questo. X e la Y. Fare copia e incolla in velocità. Ok, allora il delta della faccia rispetto al centro dell'immagine. E qua cominciamo a fare una prima elaborazione. Se la differenza in pixel è minore, cioè è maggiore di 10, vado a scrivere il nuovo valore di step sulla variabile che passo ad Arduino. Perché questo? Perché sennò piccole oscillazioni o sovrapposizioni di frame farebbero sì che Arduino continui a muoversi. Quindi questa è una zona franca, una zona morta, all'interno della quale per me l'oggetto è fermo. Ecco, a questo punto chiamo la funzione S1, che praticamente è quella che va a scrivere sui servi. Allora, questa è... per non stare lì a scrivere tutta una parte di codice all'interno del programma, la parte, questa è una chiamata alla funzione, che faccio ogni volta che vedo una faccia nuova che si muove. Questa cosa fa? Va a chiamarmi questa, dove ho dichiarato public void S1, e ve l'ho mostrata prima, se la differenza dell'altro, cioè... Se in ogni caso sono all'interno più piccolo del valore massimo del servo che può andare e se è maggiore del minimo, quindi se sono, se io il comando che gli vado a dare sotto vai al valore di servo step 0, è all'interno del range ammissibile, quindi c'è questo if, faccio, se questo è vero, faccio quello che c'è all'interno delle parentesi graffe. Cosa faccio? Vado a scrivere su Arduino il nuovo valore e aggiorno il valore, cioè quello che c'era prima, lo metto su questo valore qua, perché poi nel programma principale, nel main, continuo ad aggiornare questo. Vabbè, magari non sono bravo a spiegare le cose, vediamo se funziona almeno, che allora è quello che è importante. Ci mette un attimo, perché forse sotto ho anche il... Ecco. No, forse... Vediamo. Deve agganciare la faccia. Perché finché non... adesso ha visto... Eccolo qua, ha visto Stefano. Ecco. Adesso o c'è... No, sempre Stefano che mi... Aspetta, lo spostiamo, mettiamo in qua. Eccolo. Incredibile, ma è vero? Lui segue con una certa... con un certo... Ecco, se io mi metto di fianco, lui probabilmente, questa libreria qua è un attimino più solida e non perde la faccia. Ecco. Poi chiaramente quando io arrivo al limite del servo, che va oltre un certo range, lui non mi segue più. Ecco. Fine del gioco. Posto. Mi abbasso, si abbassa. Mettiamo un missile, mi spara. Ecco. Bene. Tutto sto. Ci siamo divertiti durante il
periodo Covid, c'è stata la sfida tra, tra processing e Java, tra processing e Python, e diciamo che il round, ma non la battaglia finale, l'ha vinta processing soltanto per il fatto che siamo riusciti a interfacciarci in maniera più semplice con Arduino, perché avete visto che è soltanto una riga. Onor del vero, Claudio aveva costruito anche lui un inseguitore stampato in 3D che l'ha dato a Giuseppe, che però non stasera non siamo riusciti a... No, cioè è sempre lui, diciamo che non so la genesi, ma il nostro amico ingegnere ci ha mandato la foto di Arduino esposto al Museo della Scienza Tecnica di Monaco, giusto? E non sapevo, il primo Arduino aveva la porta seriale a 9 pin, là, a vaschetta. Quindi USB, forse gli elettronici, è il tipo di hardware, ma il protocollo è sempre seriale come una volta, cioè quindi c'è sempre 9600,N,7,1, insomma, non serve nessun convertitore, Arduino si collega con cavo direttamente, il protocollo è seriale, diciamo, e l'USB è... Non so se qualcuno ha una definizione più corretta di questa cosa, ma insomma, dal punto di vista pratico è così. E, niente. Serial, Universal Serial Bus, è così. Ecco. Sì, ecco. Ecco, volevo accennarvi un altro giocattolo che stavo facendo. Che praticamente al Linux, chiudiamo qui, annullare, no, aspetta un attimo, la devo salvare qua le modifiche, poi salva. Allora, al Linux Day del 2019 avevamo, aspetta, questo va in contest, salvare, no. Avevamo fatto un giocattolo simile che andava a catturare degli oggetti. Eccolo qua. Allora, questo utilizzava questo tipo di libreria, però come avete visto vado ad utilizzando sempre un Arduino, ma non dei servomotori, ma dei motori, diciamo, la logica di un plotter laser o di una macchinina del genere. È sempre un Arduino con la scheda CN, i motori passo passo, invio ad Arduino le coordinate, in questo caso qua ci sono sempre con lo stesso programma che abbiamo appena visto, sempre con la stessa logica, così individuo degli oggetti, scrivo le coordinate in pixel dell'oggetto, tanto per... gli faccio il quadratino intorno, gli metto il cerchietto. Qua la complicazione, devo stabilire un rapporto tra i pixel e i millimetri, perché Arduino, i motori passo passo, gli assi, insomma, ragionano in millimetri. Quindi qua sul mio, sulla base degli oggetti ho 4 punti, a una distanza, supponiamo 300x200 mm, con questi retini vado a calibrare la mia zona e gli dico: guarda che questi tuoi 500 pixel sono 20 cm, faccio una piccola trasformazione tra i pixel e i millimetri, passo le coordinate ad Arduino e lui mi va a prendere gli oggetti.
Il principio è sempre questo, è che sì, se sposto il tappo perché lui ogni volta va a riprendere. Poi per aumentare il discorso di precisione, perché vedete, magari affinando la cosa è sempre più difficile. Queste sono delle sfere di acciaio, sempre il solito discorso. Ho affinato un po' la precisione con la libreria, cambiando libreria, andando a prendere la sfera, devo andare a prendere proprio, diciamo, abbastanza in centro, se no si perde per strada. E come vedete la precisione non è male, insomma, poi vabbè, il millimetro viene recuperato dal magnete, è fatto così. Questi erano gli altri lavoretti che avevamo fatto al Linux Day del 2019, per chi non c'era. Sì, è andata. Che dunque è una versione molto più semplice, come abbiamo visto in OpenCV, di recuperare, di mascherare per decidere quale macchia di colore recuperare. Nel caso di processing c'è una funzione che si chiama blob detection, che sostanzialmente fa questa. Questo era il giocattolo che non ho fatto a tempo a finire, che è la RoboScala, che dovrebbe fare la stessa cosa, però non ho fatto a tempo a finirlo per portarlo.